giornata Chelsea con i colori della squadra tua. Una giornata insieme alla brigata. Una giornata a Londra con la birra che fa giù. E la tua vita per sempre cambiata. Non sarà mai più come prima dopo essere stato qui. Dopo aver visto la tua squadra a Stamford Bridge. Dalla prossima occasione dovrai esserci anche tu. Poiché giuri di essere per sempre fedele alla tribù. Fedele alla tribù. Fedele alla tribù. Ritrovati a Fuori Controllo, la voce della Sud in diretta da casa nostra. Questa sera formazione diversa perché, come vedete, abbiamo 6 quadrati invece che 5. Quindi passo subito a salutare i miei soliti compagni di avventura che sono Cristian, Pesa, Oz e Teo. Buonasera, buonasera. Ciao. E poi abbiamo il sesto elemento stasera che è Federico, Fede, con la brigata Vendrame di cui parleremo poi nel secondo stacco. Ciao, ciao. Dire, purtroppo non ci sono grandi novità, o meglio le poche che ci sono non sono forse felici per il mondo dello sport, nel senso che si va, le varie ipotesi che abbiamo trattato la volta scorsa vanno sempre più vicine a un arresto del campionato, quindi a una fine già decretata, però beh, aspettiamo come tutti quanti. Beh, fine già decretata, una possibile promozione delle prime, di un'eventuale ripresa forse quest'estate, ma molto molto distante, sempre più distante. Non lo so, io vorrei sentire anche le vostre impressioni sull'eventualità di una promozione così senza aver esaurito il campionato. Ma guardate, secondo me ci sono un sacco di dichiarazioni di Ghirelli che sostanzialmente, Ghirelli si chiama il presidente, sì. Che sono sostanzialmente sempre la stessa, perché di fatto nessuno sta decidendo niente perché nessuno sa in che direzione va la faccenda. E se dovessero dare la promozione a tavolino, onestamente a me non creerebbe grossi problemi, nel senso che mi sembra che sia stata meritata ampiamente, non è stata, cioè, fossimo lì punto a punto potrebbe anche darmi fastidio. Sinceramente con 6 punti, 5 punti sulla seconda, che potrebbe, 8 che potrebbero diventare 5, insomma mi sembra che il campionato sia stato abbia ampiamente delineato chi è la squadra più forte del girone, secondo me. Poi, in un certo senso è anche fortunata la faccenda, perché anche negli altri due gironi, quantomeno la prima è ben definita, quindi non ci sono grandi casini. Sì. Sentivo che l'ipotesi poteva essere eventualmente quella di fare un playoff ristrettissimo, semifinali finali, con le 3 seconde ed eventualmente la vincitrice della Coppa Italia, se si riuscisse ad arrivare a una conclusione. E lì secondo me comincia a diventare un po' più un casino scegliere, perché nel nostro caso, nel nostro girone, scegliere la seconda è un casino perché manca una partita, e quindi lì si creerebbe abbastanza, come dire, scompiglio. Ma ti dirò, sentivo 2 giorni fa, mi pare, si è riunita tutta la Serie C, le squadre della Serie C,
non è emerso chissà cosa per quanto riguarda la chiusura del campionato. L'unica dichiarazione degna di nota è di Gravina, PCC, che ha detto che secondo lui in Serie C le due prime vanno su dirette e la terza fa i playoff con la seconda. La terza delle prime. È un gioco di parole. Sì, io non ho mica capito questa dichiarazione lì. No, ma neanche il giornalista non ha capito neanche il società quello che ha detto Gravina. Nessuno ha capito. No, perché qua è quasi quasi su dirette. Non ha senso. Siccome adesso c'è molta confusione. C'è molta confusione e anche le notizie riportate molte volte in mass media non sono perfette. Sul discorso dei primi due della Serie C, non si direi che il calcio va al playoff, non si è capito se parlava a girone, cioè, di cosa stava dicendo, cosa stava parlando. No, io ho paura che parlasse la prima regione B e la prima regione C. Punto. Quindi sono tre, non sono le prime due. No. E la terza fa i playoff. Cioè, no. Non ho capito quella dichiarazione. Tu le prime le conti con i punti di vantaggio rispetto alle seconde. Mi dico che il Monza è automaticamente passato. Ok. E la Regina quanti punti ha sulla seconda? No? È più di noi. Per averne 8. Ecco, qualcosa di più, sì. Il problema. La pensiero, quindi siccome è una cazzata. Regina e Monza su dirette e Vicenza fa i playoff. Ma per quale motivo? Non ha senso. Non ne so, cioè questo è, non lo so, questo è quello che ho capito io. Posso dire che io, secondo me in realtà lui parlava della Serie B. Vabbè, allora. No. Beh, è l'unica che ha già due prime e la terza fa i playoff. Lui si è confuso, parlava della Serie B. Delle prime due hanno più vantaggio perché una decisione è Benevento entra primo, non ha logica, come non ha logica nessuna scelta presa da qua ai prossimi due mesi, perché comunque adesso le varie posizioni, no, le varie squadre, le varie leghe sono in base al peso specifico delle squadre interessate. Allora logicamente le squadre che stanno procedendo nei dilettanti stanno puntando a far bloccare il campionato. Chi è in difficoltà economica sta puntando a far bloccare il campionato e così tutta la divisione e cerca di bloccare gli stipendi stessi. Esatto. E chi invece, giustamente, lotta per i vertici, qualcuno in classifica, vedi Monza, vedi Regina, vedi Vicenza, chiedono che le società che il campionato o si concluda o al massimo ci sia promozione diretta. E l'odio che ognuno porterà avanti i suoi interessi. Cioè, sei in una situazione che, come ha detto Oz, fortunatamente mai come quest'anno la Serie C ha tre capoliste chiare. Perché anche Vicenza, anche se il girone è più combattuto di tre, poi insomma Vicenza è nettamente in vantaggio. È la squadra che ha dimostrato dalla decima giornata di campionato fino adesso di essere più impressionante. Quindi, tutti vorremmo conquistare la promozione sul campo, tutti lo vorremmo. Però non è un ripescaggio, attenzione, il campionato viene annullato e le prime in classifica, se decidono di mandare la classifica così, vanno su. È un furto. Voglio che dopo chi è seconda e terza farà causa perché vuole l'annullamento del campionato o vuole farci i diritti, il Vicenza, il Monza, la Regina faranno causa se non vanno su perché dicono no, noi abbiamo investito, abbiamo speso e non ha senso perché ripartiamo da zero. Chi retrocede farà causa perché il campionato si deve bloccare, chi invece non è retrocesso dice no, il campionato va bene che finisca così, con la classifica. E come adesso che... Allora, nel mondo ultras, teniamo il discorso l'altra volta, mi collego al discorso delle squadre che mi sembra che si possa concentrare delle tifoserie ultras in questo momento, senza far nomi. Allora, l'unico che ha gli interessi veri, nel senso che ha la squadra che sta lottando per cose importanti che ha fatto in Europa, e l'Atalanta, ha detto finiamo il campionato con un discorso morale, etico, perché Bergamo è la città più colpita, Bergamo è la città che ha avuto il più alto numero di morti, sono morti fratelli, zii, nonni, genitori, figli, vi dice tutto perfetto. Ho visto l'intervento di altri due tifoserie che grazie al cazzo annulliamo il campionato.
senza far nome, guardate le classifiche di alcuni campionati, capite che ormai chiedono annullamento al campionato. Cioè, non vorrei ci fosse anche da parte proprio di Gruppo Ultras l'utilizzo di questa disgrazia anche per collegarsi nell'ambito sportivo del calcio. Per essere bloccati per il discorso etico, perfetto, lo accettiamo tutti. Mi stride un po' il fatto che su 20 tifoserie, 40 tifoserie di A e B, cioè siano due particolari che vogliono fare la guerra, e fatalità sono quelle che il campionato è finito. Chiudo qua la piccola polemica. No, poi secondo me c'è anche un altro elemento da valutare che è extra sportivo. Cioè, ci sono per esempio un sacco di proprietari di squadre che hanno le aziende in difficoltà in questo momento e quindi magari stanno cercando anche un modo per capire come portare avanti entrambe le cose, quindi che magari o fanno fatica a portare avanti il campionato, proprio al di là del risultato sì o no, è proprio un fatto del... vuol dire anche economico, scusa, quello che è emerso infatti da questa ultima riunione è proprio la sofferenza generale economica e aziendale delle società di tutta la Serie C. È una situazione che come dicevamo l'altra volta, quando uno parla di calcio pensa al calcio, non deve pensare alla Serie A e ai maxi stipendi, ai maxi fatturati. Qui parliamo di imprenditori che fanno degli investimenti anche ogni tanto oculati, vedersi Cittadella, vedersi comunque realtà minori che insomma, devono per forza avere di contro un ritorno di qualche tipo, perché sennò il gioco si rompe e la società va allo scatafascio. Ma di questo ne parliamo dopo la canzone, ti lascio la parola. Volevo dire una cosa prima, un secondo, e per finire. C'è anche il discorso del fatto che nella Serie C ci sono un sacco di squadre lombarde, quindi anche lì hanno delle difficoltà come l'Atalanta. Pensiamo a un presidente che, non so, per dire, la farà il Pisalò, per dire, si trova con investimenti fatti, ma poi una situazione veramente drammatica. Quindi secondo me il ragionamento che va fatto è extra calcistico. Comunque questo staremo a vedere, ma purtroppo ho visto che il futuro è nebuloso e quindi non possiamo fare altro che guardarci un po' al passato. Questa il primo pezzo che mettiamo stasera è un pezzo degli Statuto, scritto da Enrico Ruggeri, ed è un po' l'esempio del calcio che piace a noi, e in questa puntata in particolare andremo a parlare un po' di quel calcio là per un motivo che in realtà non avevo mai voluto affrontare. Il pezzo è abbastanza conosciuto perché l'abbiamo già messo, il pezzo è Controcalcio e loro sono gli Statuti. Vai! Ed eccoci ritrovati a Fuori Controllo, la voce della Sud indifferita da casa nostra. Oh, scusate, vedrete ogni tanto in diretta e deformazione professionale dopo tanti anni di radio, purtroppo l'abitudine è quella. Beh, del resto dai tue Linus proprio. Esatto, ai tempi l'ho scoperto io, Comunque, vabbè, ci siamo lasciati col discorso che avevamo affrontato anche la puntata scorsa sulla possibilità, le varie possibilità della chiusura del campionato, del proseguo dello stesso. Io ti tenevo a dire una cosa, visto che avevo fatto una domanda prima, poi abbiamo un po' sviato sulla parte più tecnica di cui avevamo parlato nella puntata scorsa, chi se l'è persa la segua, sul discorso di un ipotetico finale dove noi venissimo promossi come prima, come le altre. Da una parte io sono d'accordo con Oggi e Christian per dire che il primo posto è meritato, quindi va benissimo. Un po' mi rompo i coglioni perché per una volta tanto che riuscivamo a farla con Pia, avremo sempre qualche stronzo che dopo inizierà siete quelli che sono saliti perché siete stati interrotto per la pandemia, il coronavirus e via così. Noi non riusciamo mai a vincere qualcosa in maniera limpida. Ce ne faremo una ragione, dai. Comunque, lascio fuori Fede da questo discorso, gli altri è assolutamente ovvio, ma io e te una festa promozione proprio non ce la meritiamo zero,
faremo il doppio salto. Faremo il doppio salto, ragazzi. Metteci l'anno prossimo. Che Mandolini se l'ha chiamata. Se l'ha chiamata dopo l'esonero da Vicenza, se ricordate, se l'ha chiamata dentro Paolo da Vicenza, anni di disastri sportivi, e porca puttana, per la volta che si è più classifica di una pandemia mondiale. Invece a lui che si è andato in lusso. Insomma. Ma si è tolto il tatuaggio alla fine? Eh? Si è tolto il tatuaggio, Mandolini? No, ce l'ha ancora. Ma io spero ha fatto quello del Padova sull'altro. Io spero che si sia tolto il braccio proprio. Gliel'hanno tolto. Gliel'hanno tolto. L'hanno tolto a morsi. Che tatuaggio aveva, scusa? Ha tatuato la scala. Adesso perdere. Ah, la scala dell'Hellas. Sì. Uscendo. Vabbè, andiamo un po' nel vivo adesso della puntata. Cosa dite? No, volevamo dire una cosa che abbiamo scoperto, anzi che ha scoperto Teo. Sì. Il fatto che mentre noi non sappiamo ancora dove la testa e non sappiamo cosa succederà, pare che in Germania sia diversa la cosa. Esatto, praticamente come appunto diceva Oz, che qua in Italia non sappiamo se si gioca o non si gioca, riprende allenamenti o meno. La Bundesliga tedesca ha fatto riprendere gli allenamenti a quasi tutte le squadre del campionato. Perché quasi? Perché l'unica squadra che non si sta allenando attualmente è la squadra del Werder Bremen. Perché? Perché essendo la Germania una repubblica federale, la regione, chiamiamola, di Brema ha vietato appunto al Werder Bremen di allenarsi. La motivazione per questa, che è stata data per questo stop, è che non si pensa di dare un buon segnale alla popolazione facendo fare allenamenti alla società. Questa cosa ha un attimino un po' scosso i giocatori, ma anche la tifoseria del Werder Bremen, in quanto il Werder Bremen è penultima, se non sbaglio, o penultima o addirittura ultima in classifica, e si sentono un attimino ulteriormente penalizzati. E questa è un attimino la situazione fuori Italia, quindi abbiamo la Germania che si sta, le varie squadre si stanno allenando, tra l'altro ogni squadra è in previsione di un inizio del campionato nuovo, di cominciare a giocare? E in teoria lo step dopo dovrebbe essere appunto di far ripartire il prima possibile i campionati, da quello che leggevo. Intanto appunto le squadre si allenano con allenamenti molto molto particolari, leggevo tra l'altro, andate a cercarvi l'articolo perché è molto interessante, e con una speciale attenzione ai giocatori della nazionale tedesca, perché appunto sono attimino i giocatori che cercano di salvaguardare un attimino. Quindi allenamenti a gruppi, ma non so, mi lascia un po' tutte di serie, anche a me ha lasciato un pochettino colpito e sorpreso, e vediamo le dinamiche di cosa succederà. No, mi lascia un po' così perché mi sembra un po' fuori luogo al momento, essendo tra l'altro loro indietro di una settimana più o meno nelle curve, cioè, in realtà loro non è che stiano andando benissimo, e quindi non so, mi sembra una decisione bizzarra. Ma più che altro, forse la domanda mia è un'altra. Adesso riparto con gli allenamenti. Se viene fuori il fattore di una squadra della Bundesliga, è positivo al Covid. Esatto. Devono bloccare e tutto, penso. Quindi tutta la squadra? Tutti. Ma infatti non ha senso. Quindi blocchi tutto l'altra volta? Sì, la squadra, non solo i giocatori. C'è anche tutto. Secondo me, per cui i campionati molto probabilmente non continueranno, perché cosa succede se ripartono i campionati? Allora, le varie federazioni europee ci sono, proprio la settimana scorsa, videoconferenza, hanno deciso due ipotesi: o iniziare il campionato a giugno, la più ottimistica, o a fine giugno, la seconda ipotesi, e far giocare le coppe europee a luglio e agosto, fine luglio e agosto, al posto degli europei sostanzialmente. Però appunto c'è un problema che ha sollevato un paio di società. Se un giocatore di una squadra professionistica di qualsiasi campionato europeo viene fuori che è positivo a campionato ripreso, metti in quarantena la squadra, perché per legge devi mettere in quarantena la squadra. Quindi quella squadra che non gioca, che magari è solo una squadra,
per due settimane. Cosa fare? Per alzare a tavolino? Quindi rischi di dispersare per l'ennesima volta il campionato? Ma si apre una serie di scenari che sono veramente ingestibili, secondo me. Cioè, poi il Werder Bremen non si allena, boh, allora la trasferta a Brema si fa, non si fa, appunto, e la è un po' un casino. Non ha tanto senso come cosa. Io sono molto d'accordo sulla decisione presa da Werder Bremen, perché appunto detto, Opian, come giustamente stiamo dicendo noi, cioè, penso che anche loro si siano fatte queste domande, se ha senso o non ha senso. Evidentemente non ci arrivano. In un sistema europeo che comunque ha fatto tanto, perché la UEFA adesso, al di là dell'antipatia o della simpatia per i soldi presi o richiesti, però ha fatto tantissimo, cioè ha annullato ha spostato gli europei, quindi ha aperto un'autostrada per poter giocare i campionati durante l'estate, ed è quello che in teoria stanno tentando di fare tutti, o quantomeno hanno in mente di fare tutti, il fatto di giocare a giugno, arrivare anche a luglio eventualmente. Se la UEFA ti apre questa possibilità qua, mi sembra che è chiaro che si spinga verso questa soluzione. Cominciare a allenarsi ai primi di aprile, francamente, mi sembra una roba che va controcorrente, ma in maniera abbastanza stupida. Io vorrò vedere chi viene in trasferta ad agosto e rinuncia alle ferie, lì vediamo chi si viene in trasferta a mezzo. Esatto, i primi di agosto, vediamo esatto. Noi in casa. Esatto. Grazie, la fine del mese. Ho prenotato le ferie all'intelligenza. Sto cazzo. No, vieni a Salò, no, all'intelligenza. Vieni in trasferta. Salò ti manca bene d'estate. Che andarci in inverno che vieni a Feralpi. Vieni a Feralpi. Non fare in agosto, in effetti. No, esatto. Vai a Imola ad agosto. Un mese tranquillo, pesa. Che disastro. Comunque, purtroppo, io capisco anche giustamente la regione di Brema, non so come si chiama, la regione di Germania, perché d'altra parte, come se in questo momento in Italia decidessero di aprire gli allenamenti alle squadre, in questo momento ci sono delle ordinanze nazionali e regionali che vietano lo sport di gruppo o pubblicamente. E adesso ti conto l'esempio che dai ai cittadini, dice no, non riuscire fuori a fare la corsetta di 100 metri. Dopo c'è la squadra che se le ne ma in Italia sarebbe impraticabile sta cosa. Guarda, sono curioso di vedere come va avanti. E invece dalla Germania mi sembra che ho letto oggi che viene anche una notizia bella, e l'ennesima notizia che contrasta con l'immagine di brutti, sporchi e cattivi degli ultras, perché pur essendo la Germania in un momento di difficoltà, perché anche loro hanno parecchi contagi e cominciano ad avere i loro morti, e gli ultra del Norimberga hanno donato, mi pare, 16.000 euro ai loro gemellati, cane, che sono i Brescia, cioè la curva nord del Brescia. Quindi mi sembra un ennesimo esempio di quella storia che portiamo avanti noi praticamente ogni puntata, in cui portiamo degli esempi per chi ci dipinge così male, insomma. Beh, come i tifosi del Bayern Monaco nei confronti dei ragazzi che hanno detto, anche loro di amicizia, di gemellaggio, ma anche di solidarietà per il momento difficile. Anche 16.000 euro è quello che l'Europa non fa, detto che ritiriamo tra stati. Esatto, l'unica roba della vera solidarietà che vedi in questo momento è quella per di più. Esatto, vede, l'unica unione europea che funziona. Quindi adesso abbiamo il prossimo stacco, giusto? Abbiamo il prossimo stacco e poi entriamo un po' nel tema, nel fulcro della serata. Quindi Federico, approfitteremo un pochino di te, della tua presenza, ovviamente in maniera metaforica, quindi non ti preoccupare. La migliore introduzione a distanza si fa un po' fatica diversamente. Per fortuna siamo distanti. Direi che la migliore presentazione del terzo stacco oggi la possiamo fare con l'intro della canzone, praticamente.
Sì, però la facciamo dopo perché adesso c'è il traffico. Ah, prima quindi traffico. Vi lasciamo con il traffico e le news. A dopo. Ed eccoci ritrovati a Fuori Controllo, la voce dell'assurdo indifferita da casa. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in radio, oltre che nel video su 100.3 Radio Vicenza. E siamo arrivati al terzo stacco, quindi andiamo un po' nel fulcro, come dicevamo, della trasmissione. Un po' il tema principale che purtroppo non abbiamo scelto noi, ma che è capitato e a cui abbiamo voluto dedicare appunto principalmente questa serata. Abbiamo invitato, come avete potuto vedere, Fede della Brigata Vendrame, che già il nome del gruppo richiama un po' quello che affronteremo ora. E niente, vogliamo dedicare questi ultimi due stacchi, questo spazio di trasmissione, per rendere omaggio a Ezio Vendrame, che purtroppo è mancato. Fede, io lascerei la parola a te per introdurre e parlare dell'argomento. Se vuoi dire due parole anche su questo, magari prima e poi. Sì, sì. Sì, beh, intanto vi ringrazio di averci chiamato e io appunto rappresento un po' tutto il gruppo. E beh, niente, il gruppo nostro è composto principalmente da ragazzi di Montebello, ragazzi, una volta ragazzi, io sono il più giovane, diciamo che gli altri sono anche over 50, over 55, versi 60 alcuni, che però frequentano lo stadio da chi 40, chi 45 anni, quindi da una vita, sempre in vari settori, tra distinti, curva, tribuna, dipendeva dagli anni, insomma. E, niente, l'idea nasce di fare sto gruppo 6 anni fa ormai, eravamo retrocessi in C per l'ennesima volta e quell'anno, insomma, abbiamo deciso di... io non volevo più fare l'abbonamento perché dopo una serie di delusioni ho detto quest'anno mi fermo un attimo e vedo di fare altro. E invece un giorno appunto si doveva fare sta abbonamento, un mio amico l'ho accompagnato e ho detto vabbè dai, per 50 euro mi pareva fosse 50 euro 50 o 60 euro di curva, va bene, li spendo. E quindi ho fatto sto abbonamento ed era la stagione 13-14, che appunto penso abbiano sfruttato quell'anno Lopez, mi sembra, come immagine, per farci tornare allo stadio, sì, forse sì, Lopez. Sì. E sei passato quindi... da non fare l'abbonamento a fondare un gruppo? Sì, però l'ho maturata dopo. Con la mossa di Lopez. Sì, sì, esatto, sì. Esatto. Ci sono cascato e vabbè, questo mio amico Caio mi ha convinto a farlo, vabbè, ho detto vabbè, cedo. Quindi facciamo inizio al campionato e nel frattempo, qualche tempo prima, un altro mio amico, sempre, che si chiama sempre Claudio, mi aveva dato un libro, appunto, di Ezio, che appunto era Se mi mandi in tribuna godo. Allora io, vabbè, letto sto libro, rimasi folgorato dal personaggio, dal modo comunque che aveva anche di scrivere, di come raccontava il calcio appunto di quegli anni, che sì, calcio totalmente diverso da quello di oggi. Quindi sì, mi aveva dato la possibilità di fantasticare, di vivere sto calcio così completamente diverso. E quando abbiamo deciso di fare un gruppo, sì, era tutta gente che comunque andava già allo stadio, però abbiamo detto vabbè dai, facciamo anche noi qualcosa, cerchiamo di lasciare un qualcosa, abbiamo deciso di fare sta pezza. Però sì, inizialmente non si sapeva cosa fare, che soggetto fare, quindi vabbè, essendo anche un po' appassionato di grafica, eccetera, decisi di mettermi al lavoro, di trovare qualcosa di carino, di simpatico, non so, di fare un qualcosa anche diverso dal solito. E niente, avevo sti libri tra le mani, ho detto beh, quasi cazzo, rendo onore a sto personaggio, a sta persona fantastica. E così mi sono messo,
cercando su internet, una delle prime foto che viene fuori, cliccando il suo nome, è appunto quella della, della figurina Panini. Penso fosse il secondo anno che era di sempre, penso il secondo. Sì, perché ha già la barba. Sì, sì, esatto. Sti capelli e sta barba, sorridente tra l'altro. E ho detto, vabbè, dai, parto da questo perché, perché mi piaceva, però non volevo fosse una cosa, cioè una foto, volevo appunto stilizzarlo un po'. Quindi con l'aiuto di un mio amico grafico ci siamo messi un po' al lavoro, abbiamo fatto un po' di effetti e abbiamo fatto questa immagine, insomma. Poi cercavo anche un nome da dare a questo gruppo e vabbè, Vendrame era abbastanza deciso e quindi abbiamo pensato a chiamarlo Brigata Vendrame, ma così in modo anche un po' scherzoso, cioè niente di, di chi sia, quale, quale importanza anche. Perché in effetti è strano il fatto che Vendrame sia stato sia un idolo assoluto in, nella tifoseria e però non avesse, non avesse mai avuto niente di dedicato, se ci pensi, quindi... No, no, difatti, e poi pensandoci bene, perché poi anche riflettendo su tutto quello che abbiamo anche smosso, perché già il fatto di conoscerlo vabbè, è stata una roba assurda, e, però il fatto poi di creare anche altri collegamenti in un secondo momento con Filippo Andreani, che poi vabbè, del quale parleremo, e magari anche altri, perché poi ho scoperto, c'è un gruppo a Pescara che non so se lo conoscete, si chiamano i Vendrame, che hanno anche loro creato delle maglie dedicate ad Ezio, cioè tutta una serie di cose che poi si sono anche allineate. C'è tutto un mondo, c'è tutto sì, un mondo. Veramente, veramente. Che stai battendo al freddo, alzati un attimo e fa vedere la maglietta. Così, ah no? Sì, sì, aspetta. Sto soffrendo per qualcosa, no. No, tra l'altro neanche freddissimo. Comunque, per i due che non lo sapessero, per i due che non lo sapessero, quella è la posa per ah, cui sì. È diventato famoso Ezio Vendrame, appunto pare che in questa partita lui si è messo in piedi sul pallone per riuscire ad avere una visuale migliore e poi per guardando, poi servire con un esterno maledetto. E poi fare il lancio. Io posso dire di avere una copia di quella posa. O meglio una stampa di quella posa realizzata da un non mi ricordo chi e ce l'ho appesa in ufficio da me. Ah ok. bella immagino, molto bella, vorrei citare l'autore ma non me lo ricordo, mi spiace, ma chissà chi sarà. Ma poi in realtà dopo questa cosa in realtà sei diventato amico di Ezio. Allora, praticamente quando abbiamo fatto sta pezza, da quel momento il mio pensiero fisso era quello di conoscerlo Ezio e di in qualche modo riuscire ad incontrarlo per eventualmente dargli sta pezza o non so, avevo sta fissa di trovarlo in tutti i modi. E tramite anche i calciatori dell'epoca, Lely, Carrera, quando ci si vedeva anche per le riunioni della Nobile, e ogni tanto chiedevo a loro se avevano notizie, però non, cioè nessuno più lo vedeva da diversi anni sto personaggio, che appunto si era eclissato perché non, dopo aver scritto diversi libri aveva deciso di ritirarsi e di passarsi la sua pensione in tranquillità. Solo che un paio d'anni dopo, tramite Massimo Mezzini, che è il vice di Marino, di Pasquale Marino, e era venuto a giocare a Vicenza col Frosinone e quindi sono riuscito a fargli avere un adesivo della Brigata che ho da qualche parte, ecco qua. Sono riuscito a dargli questo scrivendogli solamente dietro il mio cellulare e chiedendogli se poteva eventualmente farlo avere adesso. Questo qua cosa ha fatto? Si è tenuto l'adesivo perché era una figata a suo dire e mi ha dato l'indirizzo di casa di Ezio, mi ha detto scrivigli, se dovesse risponderti bene e altrimenti pazienza, perché comunque considera che difficilmente ti risponderà, però provaci. Io da bravo ragazzo ho cominciato a fare sto disegno
dove appunto lui fa la vedetta, un primo disegno. Gli ho scritto una lettera dove gli spiegavo il perché mi sarebbe piaciuto conoscerlo e il perché ho fatto questa cosa per lui, e niente, l'ho spedita sperando mi avesse almeno risposto, insomma. E difatti il giorno dopo mi ha chiamato, alla sera mi squilla il telefono alle 6 di sera e niente, rispondo e faccio sì, pronto, fa Federico, sì, faccio ciao, sono Ezio Benzano, e lì sono esploso a ridere e gli ho riduto in faccia perché ho detto che è uno scherzo telefonico. No, che poi sembra, no, se non lo conosci sembra strano, in realtà quando lo conosci non è strano quello che ha fatto, perché no. Alla fine mi sono reso conto che sì, non c'era appunto niente di strano, perché conoscendo poi il personaggio era capacissimo di queste cose, insomma. Perché per chi non lo conoscesse il personaggio, adesso mettiamo un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, perché meglio, il pezzo ha bisogno di presentazioni perché è un pezzo tratto da un disco di Filippo Andreani, che è questo cantautore che Federico ha citato prima, che anche lui è entrato in contatto con Ezio Benrame più o meno nello stesso modo in cui tu sei entrato in contatto con Ezio. Poi ti spiegherò perché aveva scritto un pezzo in cui lo citava, e poi Ezio ha voluto conoscerlo, si sono conosciuti, e nel disco successivo Ezio recita questo pezzo che chiude il disco, che adesso mettiamo per far capire qual è il personaggio e qual è la caratura del personaggio, e sfido chiunque a trattenere una lacrima. Il primo non esiste. Eccoci ritrovati a Fuori Controllo, la voce dell'assurda in questo quarto stacco, che è entrato nel vivo della trasmissione. Federico ci ha fatto un'introduzione molto bella sia sul suo gruppo che sul il personaggio, su chi era Ezio Benrame. E direi che la apoteosi è stata proprio poi la traccia che abbiamo trasmesso. E niente, prima che abbiamo tolto la parola per motivi di tempo, adesso invece puoi andare a volta libera, per cui va pure avanti. Anzi, oggi volevi dire una cosa prima. Sì, volevo dire appunto che questo pezzo che abbiamo appena sentito a me è arrivato in anteprima all'epoca. Perché il disco in cui è contenuto, che è Il secondo tempo di Filippo Andreani, è nato insieme al mio lavoro grafico, perché io ho fatto una serie di illustrazioni a decorare il disco, una per ogni pezzo. E Filippo mi mandava le tracce in anteprima, e quando mi è arrivata questa traccia qua, lui non mi ha detto che era recitata da Ezio. E quindi quando io l'ho sentita è stato veramente un colpo al cuore. Io non nascondo il fatto che io mi sono veramente commosso. Quando ho sentito il pezzo mi sono commosso. E l'album poi, questo comunque. L'album è questo, sì. Sei carina anche Ho avuto la fortuna di andare a fare una presentazione di questo disco dove Ezio era presente, e Filippo, quando siamo arrivati, mi ha detto: tu non ci crederai, ma Ezio sarà sicuramente in strada ad aspettarci. E quando siamo arrivati a casa, lui era veramente in mezzo alla strada ad aspettarci a casa sua, perché lui sosteneva che lui arriva sempre in anticipo, perché l'attesa di vedere la persona che ami è una cosa meravigliosa. Lui era una persona veramente affettuosissima da questo punto di vista, e per quello io ringrazierò Filippo per avermi fatto conoscere personalmente Ezio, insomma, una persona che è incredibile, lo vedi una volta ed è già un tuo amico, insomma, sono quelle persone che veramente le vedi pochissimo e ti segnano, almeno personalmente a me mi ha veramente segnato come persona. Ma dicevi prima fuori onda che in realtà l'autore del collegamento fra Filippo Andreani e Ezio Benrame sei tu.
Sì, perché come ti spiegavo, gli avevo fatto appunto sto quadro che appunto rappresentava, raffigurava la bandiera lì della brigata. E gli avevo fatto sto quadro e dietro gli avevo scritto a nome del gruppo, Tramazzole e Rivera, noi abbiamo scelto Vendrame. Però gli ho detto, guarda Ezio, che questa non è una frase nostra, è una frase, è l'inizio di un cantautore di Como che si chiama Filippo Andreani. E gli ho detto, guarda che secondo me sarebbe bello facete qualcosa assieme, perché anche tu sei appassionato. Era nel disco prima questo. Era nel disco prima, esatto. Sì, nel primo disco, sì, esatto, di Filippo. E gli ho detto, sarebbe carino, poteste fare qualcosa assieme, perché avete la passione della musica entrambi, scrivete entrambi, suonate entrambi, cioè sarebbe carino. Ma no, ma sai, no, non voglio disturbarlo, e poi sai, sono fuori da giro d'anni, non mi interessa. Vabbè, ho detto, vedi tu, però secondo me non sarebbe male anche conoscerli, insomma, così, tanto per avere un amico in più anche, insomma. E tramite poi un negoziante di dischi, che è appunto dove siete andati a fare la presentazione del... Questo qua gli ha fatto da tramite e si è messo in contatto appunto con Filippo. E da lì è nato il collegamento tra Ezio e Filippo, e tramite... E è sbocciato un amore, è stato veramente un amore fra loro, sì. Due, una cosa... Due spiriti affini che si sono veramente incontrati, e ne è uscito questa traccia appunto che abbiamo sentito, che io ho avuto la fortuna di illustrare, insomma, quindi sì. Quindi poi com'è andata avanti il rapporto con lui? Beh, inizialmente ci si sentiva, fa conto, ogni mese faceva una telefonata, un messaggio, qualcosa. Poi però abbiamo cominciato a sentirci sempre più spesso, e lui si interessava al Vicenza, perché da tempo lui non seguiva più il calcio. Lui seguiva solamente tramite TV, insomma, calcio primavera. E gli interessavano i giovani, vedere le squadre giovanili e basta. Li allenava, giusto? Sì, in passato. Sì. Lui ha fatto anche una bella citazione. Che lamentandosi dei genitori, esatto, perché erano dei rompicoglioni, in sostanza diceva che avrebbe voluto allenare una squadra di orfani. Sì, diciamo che non era molto ben visto dai genitori, anche perché sì, poi era sempre un po' sopra le righe, ma per dire, a Venezia l'hanno praticamente cacciato, perché a Natale lui era solito fare dei regali ai suoi giocatori, ai suoi ragazzi, insomma. E quell'anno, oltre a regalare la lettera al padre di Kipling fatta su pergamena, ha deciso di regalare una scatola di preservativi ad ogni giocatore, anche perché avevano 17-18 anni, quindi ha detto, è anche un regalo utile, piuttosto che magari abbiano altri problemi, meglio che... Però non era stato preso bene come gesto, e quindi anche là ha deciso di cambiare proprio anche. Mi racconto un'altra fine dei tempi di Venezia. Al tempo Ezio era ospite fisso a Tele Padova, che c'era un programma sul calcio veneto. E mi ricordo che una sera in diretta, e fu gli ultimi giorni che poi venne generato, si incazzò perché dice: non capisco che i genitori si incazzino quando consiglio ai figli di farsi una sega prima della partita. Esatto. Caricare l'adrenalina con la sega ti fa giocare meglio. Esatto. Questo più di una. Questo è il personaggio, perché poi la cosa, perché se ne parliamo di Ezio, di altre amicizie personali, è un personaggio che è entrato ormai nella leggenda. Adesso è ufficialmente una leggenda. E pensare che gente che non ha visto giocare, io non l'ho mai visto giocare. Quindi racconto il merito di come si è nominato di Ezio Vendrame. Cioè, mio padre mi parlava di questo Ezio Vendrame. No, perché sono io, Cristian, mi ha anticipato. Sapevo, so cosa ti dice. Italiano, vi dicendo, estroverso, tecnica sopraffina. Poteva dirmi che questo qua era un talento indiscusso. Peccato che gli interessasse mille altre cose che poi mette il calcio. Però non riesce a capire. E mi ricordo che c'era la festa del centro coordinamento, i 20 anni del centro coordinamento,
che ti parlo quindi dei fine anni 80, al palazzetto dello sport. Io vado, ho 16 anni, e ci sono tutta la passerella dei più grandi giocatori della storia di Vicenza. Considera che la sera c'era la famosa passerella con i grandi numeri, i quattro grandi numeri 9 della storia, che erano Vinicio, Campana, Paolo Rossi e Roberto Baggio, che Baggio giocava con il 9 a Vicenza, e comunque applausi, sì, con Paolo Rossi. Magari. Finito tutto, chiamano sul palco Ezio Brindale. Nel momento che Ezio è andato sul palco, tutto il palazzetto, e quindi io, delirio, si alza in piedi a applaudire. E lui dice, ma che cazzo sei? Cioè, nel senso, ok, cioè, ci dice Paolo Rossi, Paolo Doro, c'è Roberto Baggio, c'è Campana, c'è Vinicio, tutti in delirio da applaudire Ezio. E l'uscita di Ezio Brindale è stata, ricorderò sempre, io oggi ho scoperto cosa provo una madre per quello. Basta! Situazione! Semplice! Strano che la gente lo amasse! Strano! Però che la gente lo amasse pure minimamente diplomatico! No, e racconto un altro aneddoto che Oz sa. Allora, Giorgio Carrera, che è stato sicuramente uno dei più grandi liberi comunque degli anni 70 in Italia, è stato già attorno. È una persona molto piena di sé, non ti giace attorno. È anche uno dei grandi ego del calcio degli anni 70. E ti ricordi Oz cosa ha detto su Ezio Vendrame Carrera? Ci ha detto, io sentivo parlare che su Ezio Vendrame, ho detto, ma chi cazzo è sto Ezio Vendrame? Organizziamo una partita amichevole. Sì, avevano entrambi già smesso, se non sbaglio. Esatto. E lui aveva questa curiosità di giocare contro il grande Vendrame. E lì ha detto, l'ho visto, mi ha puntato, mi ha fatto una finta, io non l'ho più visto. È detto da Giorgio Carrera, che quando ha giocato contro Rivera ha detto sì, un fenomeno, Rivera è un fenomeno, bravissimo, bravissimo. Però Vendrame ha detto, io non l'ho visto. Cioè, non ci ha fatto per palla. Pensa che ogni Vendrame tanto mi raccontava. Rivera. Eh sì, poi si è scusato però. Assolutamente sì. Tu pensa che mi raccontava che quando facevano sti tornei, sti eventi dove appunto si ritrovavano tra ex calciatori per fare giornate di beneficenza eccetera, praticamente ha detto non ci andavo neanche più ultimamente perché c'era Paolo Rossi ma nessuno lo cagava, praticamente venivano tutti da me. E quindi io ci stavo malissimo per lui e quindi ho deciso di rimanere a casa, di non andarci più perché mi faceva pena. Cioè, dopo magari non sarà neanche stato vero, però... No, perché Ezio aveva questa caratteristica, Ezio, che riusciva a essere sborone e modesto contemporaneamente. Era una roba veramente folle se gli parlavi, che era... È modestissimo ma perfettamente conscio della sua grandezza tecnica e non solo tecnica, anche come personaggio, cioè sapeva di essere un gran personaggio lui ed era contento di essere un gran personaggio. Tra l'altro, piccola parentesi, posso dire che a me sta dando molto fastidio questa retorica del George Best italiano, perché in realtà secondo me Ezio Vendrame di George Best non aveva una mazza se non i capelli lunghi e la barba. Perché, a differenza di George Best, Ezio Vendrame non è mai stato distruttivo. Non si è mai distrutto. Anzi, non era neanche... Ma solo perché era estroso. Non era neanche così pieno di eccessi, come si diceva, a parte per il sesso femminile, per cui ha sempre... ha avuto una certa passione, però per il resto non l'ha mai nascosta. No, per il resto, no, anche, cioè, perché a sua difesa, no, ragazzi, c'è da dire che era un figo da paura. No, era, cioè, infatti, cioè, 25 anni, cioè, la sua nightlife era andare a mangiare, vuol dire, sì, esatto. Viveva lì, viveva da Luigino. Non era uno da... via segnale, scusa, cos'è che hai detto, Oz? No, dicevo che non era la sua nightlife, era andare da The Copy e fermarsi poi a suonare la chitarra con chi rimaneva. Quindi non era un figlio degli eccessi lui.
Quindi per secondo me di George Best non ha nulla, e soprattutto no, ha 10 volte la portata intellettuale di George Best, cioè non avrebbe mai detto, con tutto l'amore che, c'è, che abbiamo per George Best, però non avrebbe mai detto ho speso tutto in macchine veloci, il resto lo sperperato, cioè quelle frasi lì pezzo non avrebbe mai detto. Secondo me lui, più che vendrà, più che George Best, secondo me lui è Cantona. Lui è Cantona. Sì, ma comunque, cioè, anche la parte intellettuale dopo carriera, molto più da tanto. Il discorso era che in quegli anni, anche mio padre, lei che aveva uno stadio, il fenomeno del calcio europeo era George Best. Sì, no, sì, ma dico adesso, ma dico adesso tutti le delle assomiglianza fisica il George Best italiano, perché adesso basta che uno avesse i capelli lunghi era il George Best italiano, sì, anche perché assomiglianza fisica, il calzettino tirato giù, il numero 7, sì, sì, erano dei richiami, erano richiami identici comunque al, anche un'eredità di come è stato appellato al tempo da giornalisti, perché in realtà sì, sì, italiano, sì, sì, no, poi, ma ci tenevo a dirlo adesso, perché lo descrivono come uno sesso, no, droga e rock and roll, quando in realtà non era minimamente così, ecco. Adesso sì. Anche perché penso che scrivere 15 libri tra poesie e racconti, cioè non è da tutti, insomma. Sì. Sì, penso che tanti calciatori faria fatica a scrivere la sua firma, e quindi a parte che lui non era un calciatore, l'ha sempre detto, io non ero un calciatore, ero uno che giocava a calcio e mi piaceva giocare a calcio, amavo giocare a calcio, ma non sono mai stato un calciatore, perché quello comportava avere determinate regole e lui regole non ne voleva, no. E lui era così, insomma. Ma è vera la storia, Fede, del negozio, che io ho sempre sentita, sì, ma dicono una volta, sì, che avevano. Lui, che quando ha smesso di giocare, ha deciso di tornare nel suo paese, e non sapendo cosa fare, perché diceva, cazzo, oltre ad aver giocato a calcio non ho mai fatto niente, e decise appunto di rilevare sto negozio e di chiamarlo Crazy Sport, solo che aveva grosse difficoltà a chiedere ai clienti. In pratica lui acquistava la merce, tutta roba di prima qualità, perché aveva Adidas, aveva Lacoste, aveva le Coq Sportive, cioè tutti i marchi al top negli anni 80. E quindi lui diceva, cazzo, mi faceva pena vendere la roba al prezzo più di quello che l'avevo pagata io. E quindi praticamente vendeva sempre al prezzo di acquisto. E dopo 4-5 anni ha dovuto tirare giù la serranda, perché non ci stava più. È stato bravo a durare 4-5 anni questo spirito. Tra l'altro, sì, tra l'altro me l'ero anche segnato, perché la frase finale era fenomenale, adesso la cerco, e appunto riguardante sto negozio. E che praticamente diceva che sì, per i reni e organi vari di suonare al campanello di sopra dove lui abitava, insomma, perché non aveva più niente da regalare, in pratica. Per i creditori. Esatto. No, no, per chi voleva ancora qualcosa, insomma. Il discorso che Ezio, lui, sì, giocava a calcio, era un calciatore. Ti racconto l'ennesimo aneddoto che invece mi ha riferito la grande bandiera biancorossa, che è Giulio Sauvini. Giulio Sauvini, tra le mille robe che ha fatto nella sua carriera biancorossa, era allenatore della Primavera e faceva gli allenamenti lunedì ai giocatori della prima squadra che non giocavano o che erano messi in punizione. E Giulio, mi ricordo, che mi raccontò che Ezio ogni tanto lunedì doveva fare l'allenamento straordinario, perché o veniva lasciato in panchina o perché aveva il contrasto con l'attore. Sì. E Giulio mi ha detto, cazzo, tu vedi lunedì che palleggiava, faceva punizioni, faceva delle cose fenomenali. E un giorno lo fermo e gli dico, ma scusa Ezio, ma perché non lo fai anche a domenica? E la risposta spontanea di Ezio è stata, perché lo fai a domenica? Fa la piega, non fa la piega, esatto. Ma avete letto l'intervista di Bardin?
Sì, stamattina sì. Sì, che sostiene che in realtà mi è piaciuta perché dà un aspetto diverso di Ezio, no? Cioè, lo descrive come una persona molto sensibile e che quindi sentiva anche molto la pressione della partita. E beh, ti dico, quindi lui durante gli allenamenti era meraviglioso, poi in partita meno, di fatto è stato così, perché sì, comunque aveva una sensibilità fuori dal normale. Proprio viveva anche gli incontri, anche il andare a mangiare da lui, cioè lui non dormiva da due giorni prima per l'agitazione di vederci, e non eravamo estranei, cioè gente che vedeva abitualmente, ma lui la viveva così, era proprio aveva un culto per i rapporti umani. Sì. Ne coltivava pochi, sì. al massimo è una sensibilità notevole, per chi ci vede in video, oltre a scrivere a suonare, a essere appassionato di musica, per chi ci vedesse in video, dietro Federico c'è un quadro che è di Ezio Stramer, che è tutto quello là dietro, quindi era anche pittore, quindi sì e perché faceva di spettacolari veramente. Sì, infatti era, e lo faceva proprio come dire, vomitando creatività, no? senza freni da questo punto di vista. E l'anno scorso, sai che stiamo andando un po' lunghi, no? Vabbè, ma direi che freniamo, quindi magari diamo. Beh, ci tenevo però a ricordare anche un'altra persona che è Fatima, che è sua moglie, che la praticamente, non so, era la sua vita da quando aveva sta ragazza, era secondo me anche cambiato, nel senso che aveva trovato nuovi stimoli, cioè se voi avrete modo di leggere i suoi libri, certi ti fanno anche preoccupare. Difatti io la prima volta che l'ho dovuto incontrare ero sinceramente preoccupato, perché non sapevo dove vivesse, me lo immaginavo dentro un tugurio, cioè non riuscivo bene a inquadrarlo. E invece quando l'ho conosciuto, ho visto come viveva con sta compagna fantastica, si facevano la loro vita tranquilli, ogni mattina a camminare sempre insieme, era veramente un gusto. E lei secondo me è stata una grande a stargli assieme fino all'ultimo, è stata fantastica. Volevo ricordare, perché quindi alla fine è vero che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, come si... In questo caso sicuramente sì. Ma dimmi Fede una domanda, il rapporto tra lui e lei? Beh, di amore grandissimo, ma soprattutto da quando ha ritrovato noi, o ha trovato noi, perché lui il calcio proprio l'aveva accantonato, non gli interessava proprio più. Da quando invece ci siamo conosciuti, cioè era il primo pensiero, ogni mattina lui andava al bar, perché ogni mattina alle 6 era a far colazione, Gazzetta dello Sport, perché non ha altri mezzi, cioè lui non ha internet, non ha niente, e quindi l'unico mezzo era televideo e Gazzetta dello Sport. Io gli mandavo gli orari per messaggio di quando guardare diretta biancorossa, e allora la domenica si metteva lì per guardare il risultato, e se era in giro che non poteva vederla mi chiedeva di mandargli messaggi, perché appunto non avendo internet, cioè per noi è una roba normale, no? Qualsiasi roba cerchi, schiacci e fine fuori. E lui no, per scelta era così, ma non gli interessava neanche. Aveva anche un grandissimo rapporto di amore con la città, che però sì, ultimamente... Sì, ma lui aveva questo problema che non... Io gli ho chiesto più volte di venire a Vicenza, però poi ho capito che per lui era proprio un angolo sotto marcio, perché aveva perso tantissimi amici, e lui alla fine a Vicenza ci è vissuto per 7-8 anni almeno, perché comunque dopo Vicenza è stato a Napoli, ma quando è tornato viveva a Vicenza, quando giocava a Padova,
poi a Verona con la San Michele Extra, e quindi ha vissuto a Vicenza 7-8 anni prima di tornare in Friuli, ed era veramente legato a moltissime persone, e quindi tornare gli faceva, per un emotivo come lui, era penso l'ultima volta è stato quando ha fatto una presentazione di uno dei suoi libri, l'aveva fatto a Vicenza, sì, l'anno scorso, sì. È venuto a Montebello, abbiamo fatto un pranzo, siamo riusciti a convincerlo almeno, e ci siamo trovati, la città era troppo una sofferenza, sì sì, non... anche allo stadio era balenata un'idea l'anno scorso, credo, adesso possiamo dirlo come? Possiamo dirlo che era balenata l'idea di averlo ospite nostro Ma difatti l'avevo convinto a fare almeno per telefono, e mi diceva ma sì dai va bene lo facciamo però per telefono mi raccomando, perché dopo non voglio giornalisti, non voglio rotture di palle, e quindi sì, quindi io purtroppo però spero purtroppo che in qualche modo ci siamo riusciti a rendergli onore lo stesso. Ma tu pensa che l'anno scorso abbiamo fatto sto pranzo che era il compleanno di Christian. Ti ricordi? E quando gli abbiamo detto che appunto era il suo compleanno, e che gli ho detto guarda è un mio amico che penso si taglierebbe un braccio pur di essere qui oggi, e lui mi fa digli che, e te l'ha scritto Dennis, digli che se saremo ancora vivi ci rivedremo l'anno prossimo, e invece è andata così. Ho l'adesivo firmato da... quello sì. Bene ragazzi, questo è stato il nostro modo di salutarlo, ecco, questa puntata. Un secondo ragazzi, saluto Claudio, Caio, Renato, Diego, Rebo, Loris, Andrea, Ale, Mica e Fabri, che sono i miei amici della brigata. Che sembra i neanche scritti, in che ordine? Non... sì, no, beh, no, perché cioè, dopo magari ne dimentico qualcuno, non si sa mai. Bravo. Comunque... vi prendo un minuto per dire una cosa, che non c'entra assolutamente nulla con questo, però è legato purtroppo al momento che stiamo vivendo tutti. È l'uso privato del mezzo privato, perché siamo sempre privati, noi alla fine. Ci sono per raccogliere fondi per l'ospedale di Bergamo e di Brescia, io ho realizzato in collaborazione con Live Onlus, che è questa associazione che si occupa di beneficenza a livello in campo sportivo, due disegni originali che sono all'asta su eBay, e un altro realizzato con Collateral, che è un magazine online di design in grafica. E niente, le aste sono disponibili sulla mia pagina, sul mio profilo Facebook, per chi fosse interessato. Tutto il ricavato andrà per gli ospedali di Bergamo e di Brescia. In più, il legame c'è, domani o dopodomani, adesso non sappiamo esattamente quando partirà l'asta, sempre in collaborazione con Live Onlus, ho deciso di mettere all'asta altri due originali legati all'ANE, con il ricavato dell'asta andrà per l'ospedale di Vicenza, e saranno un originale di un'illustrazione di Paolo Rossi che io ho fatto un paio d'anni fa, e soprattutto l'originale dell'illustrazione che ho fatto ieri per ricordare Ezio Vendrano per il foglio. E quindi il disegno originale andrà all'asta, e vedrò, insomma, vedremo anche la pagina di Fuori Controllo magari di mettere l'indirizzo per accedere alle altre. Tutto qua. Bravo. Bene. Tutto qua. Bravo. Direi che allora ci salutiamo con questo bel ricordo di Ezio, quindi grazie ancora Fede per la partecipazione, per gli aneddoti. Grazie a voi. Grazie. E niente, sicuramente cercheremo di mandarlo in futuro in maniera diversa, adesso il periodo purtroppo non lo concede, però sicuramente a livello di tifoseria di curva, ma non solo di curva, evidentemente cercheremo di fare qualcosa. Qualcosa
ci terrei Io molto. ringrazio tutti i miei compagni di avventura, quindi Pesa, Teo, Oz e Christian. Grazie ancora a voi. Fede, la privata. Grazie a voi. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti. Una giornata.